Carenza di personale nella sede del Consiglio regionale, il presidente Salvatore Micone chiede al governatore Donato Toma quali saranno i prossimi passi per le assunzioni. Tra meno di 2 settimane Isernia tornerà al voto per scegliere tra i candidati Castrataro e Melogli, quest'ultimo cerca di ricompattare il centrodestra. Il professor Paolo Netti dell'Università di Napoli Federico II incontra gli studenti dell'Unimol oggi a Campobasso per parlare del ruolo della tecnologia nella medicina moderna. Presentato lo spettacolo dell'Opera Studio Molise, il Rigoletto, che si terrà domani e dopodomani all'interno del Teatro Savoia del capoluogo molisano. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Su 269 tamponi effettuati oggi in regione sono emersi 2 nuovi positivi al Covid-19. Restano 3 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso, 2 malattie infettive, 1 in terapia intensiva. Sul futuro dell'ex Fiat di Termoli, la parlamentare molisana Rosalba Testamento sollecita il governo a pretendere risposte certe, esaustive e credibili da Stellantis. Vanno garantite prospettive produttive e occupazionali agli stabilimenti di Termoli e a quello di Chieti. Ancora polemiche sull'operato del presidente della regione Donato Toma, dalla sanità al piano assunzioni. Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone punta il dito sulla gestione e sulla carenza di personale. Ancora polemiche a Palazzo d'Aimmo. Fra piani sanitari che non piacciono e maggioranza in disaccordo, il presidente della regione Donato Toma ha molto a cui pensare. Dopo le numerose polemiche sull'approvazione del POS 2019-2021, oggi a farsi sentire anche il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, che interviene sul piano assunzioni. Mi ritrovo a contestare, dice, che le varie richieste con una previsione normativa e legge finanziaria e con atti di indirizzo all'esecutivo circa la necessità di destinare al Consiglio regionale e alle strutture che lo assistono del personale di ruolo sono rimaste inevase. Come più volte evidenziato, i vari pensionamenti hanno ridotto il numero complessivo degli addetti alle strutture poste al servizio dell'Assemblea e delle commissioni consiliari. Il personale è rimasto, rimarca ancora Micone, si è dovuto da tempo far carico anche dei compiti e dei servizi degli uffici rimasti scoperti. Una situazione difficile destinata ad aggravarsi ulteriormente con le persone che hanno programmato nei prossimi mesi di lasciare il servizio per raggiunti limiti di età. A fronte di tutto questo non c'è stata l'assegnazione di nessuna delle varie unità previste per la mobilità esterna attivata dall'ente. Micone pertanto si auspica che nel breve tempo possibile la giunta regionale e le strutture preposte attivino le procedure per assegnare le unità di personale, anche attraverso nuove assunzioni o il ricorso di procedure di stabilizzazione in corso. Attesa per il ballottaggio tra 2 settimane ad Isernia tra Piero Castrataro e Gabriele Melogli, il primo del centro-sinistra e il secondo per il centro-destra. Intanto quest'ultimo, al termine di una lunga riunione con i rappresentanti delle liste della coalizione, ha avuto mandato di sentire Tedeschi, Iorio e Fratelli d'Italia per provare a ricompattare il centro-destra, e questo proprio in vista del voto in programma il 17 e 18 ottobre. Sull'altro fronte Piero Castrataro ringrazia gli elettori e continua il suo lavoro verso la poltrona di sindaco. Rilanciare la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Pizzone e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questo è uno degli obiettivi del neo sindaco del paese, Vincenzo Di Cristofano. Sindaco, Pizzone, piccola comunità, però grande soddisfazione. Sì, grande soddisfazione con un gruppo di ragazzi, ragazzi disponibili a prendere parte di questo gruppo amministrativo. Ci sono tutti i presupposti per ben gestire il comune, quindi grande soddisfazione anche numerica. Quali programmi? Programmi di rilanciare turisticamente questo posto, di ridare vita anche nei momenti poco attinenti all'estate, anche nel periodo invernale cercheremo di portare un po' di gente, e questo è il nostro obiettivo. Noi facciamo parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi noi riattiveremo tutto quello necessario
per una collaborazione costruttiva con il parco, ecco, proprio per aprire una collaborazione volta allo sviluppo del nostro paese. Perché si è perso in questi anni? Si è perso, non voglio dire che si è perso, però ci sono state una serie di dinamiche che sinceramente noi del gruppo di minoranza e la cittadinanza non ha capito. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia, non tanto a me ma a questi ragazzi, ripeto. Ringrazio anche i nostri avversari per averci dato la possibilità di comunque aprire una competizione, e ringrazio anche gli elettori che hanno votato la nostra lista avversaria. Ma quelli che ringrazio di più sono i miei componenti della lista, che sono stati veramente eccezionali. Battaglia dura allora? Battaglia dura, sì, battaglia dura fino a un certo punto. Diciamo che anche perché i numeri poi, diciamo che parlano chiaro, non abbiamo vinto per 5 voti, ma abbiamo vinto per 26, credo, non ho i numeri precisi. Quindi diciamo che su un elettorato di 234 votanti mi sembrano abbastanza. L'amministrazione appena rieletta a Colli vuole puntare nel futuro prossimo sul contratto di fiume con gli altri paesi che ricadono nell'area dell'Alto Volturno. Sindaco, ancora una volta riconfermato. Sì, il popolo di Colli ha voluto accordarmi un grandissimo consenso, ha voluto rinnovare la fiducia al gruppo Equilibrio e Moderazione con un segnale forte che ha voluto rappresentare l'apprezzamento del lavoro svolto nei 5 anni che si sono conclusi, con un impulso verso il futuro. È stata una campagna elettorale difficilissima, contrassegnata da tantissimi episodi spiacevoli, però è prevalso il buonsenso, è prevalsa la ponderazione che tutti i cittadini del nostro paese hanno sempre dimostrato di avere. Le nostre linee programmatiche sono innanzitutto continuare tutto quanto abbiamo già progettato e poi puntare sul territorio, sul turismo e sul fiume Volturno, con il contratto di fiume dell'Alto Volturno, che sarà uno strumento che accomunerà tutte le comunità del bacino idrografico delle sorgenti del Volturno. Naturalmente questo passa attraverso la riqualificazione del centro storico, passa attraverso il miglioramento dell'arredo urbano, della rete idrica, delle strade, della qualità di vita in generale, ma soprattutto nel fatto di creare le condizioni per cui la popolazione possa continuare a rimanere qui sul posto, a non emigrare e quindi avere un futuro anche dal punto di vista della consistenza demografica. Ci sono particolari ringraziamenti? Sì, io vorrei ringraziare tutte le persone di buona volontà che sono state al mio fianco in questa campagna elettorale difficilissima, tutte le persone che non si sono lasciate abbindolare da facili lusinghe e tutti quelli che hanno collaborato a questo successo, ricordando le tante persone che in questi 5 anni ci hanno lasciato e che noi siamo sicuri sono state anche spiritualmente al nostro fianco. Dopo il bilancio sulla presenza alle urne in queste elezioni amministrative, il movimento spontaneo Cacciamoli lunedì alle ore 10 sarà davanti alla prefettura di Campobasso al fianco del SOA e dei sindacati di base per rivendicare più diritti. La politica deve prendere atto del suo fallimento, ha detto Emilio Izzo, portavoce del comitato. Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, si esprime sul suo operato e su quello del comune di Isernia. Questo è il suo bilancio a seguito dei risultati delle ultime elezioni amministrative. Com'è il bilancio del suo mandato fino ad oggi? Ma il bilancio in genere io lo giudicherei positivo per quello che abbiamo fatto in un anno particolare come quello del Covid, un periodo storico particolare per tutti noi, che non si era mai visto, quindi una difficile gestione prima per quanto riguarda i malati Covid. Purtroppo a Agnone abbiamo avuto dei cluster che abbiamo dovuto gestire con discreti risultati, quindi potevamo andare peggio. Poi per quanto riguarda l'ambito amministrativo, credo che noi sul bilancio siamo riusciti a non avere delle criticità elevate, in più stiamo facendo delle cose per rilanciare e per abbellire il comune di Agnone. Purtroppo la gente dimentica il buon D'Apollonio, sindaco uscente di Isernia, insomma ha ricevuto tante critiche, però pochi si sono ricordati del periodo difficile durante il quale lui ha dovuto amministrare. Sì, diciamo che i sindaci sono i difensori del territorio, quelli che subiscono di più le pressioni e le critiche politiche rispetto a chi ne forse oggi ha più potere sulle decisioni che che portano i soldi sui territori, quindi parliamo sia del livello regionale che fa le programmazioni sui vari fondi europei, così come sul livello nazionale che dà
i soldi dei fondi europei alle regioni. Quindi noi diciamo che siamo quelli che poi devono fare il lavoro sporco. Quindi diciamo, io di Giacomo, il sindaco di Isernia, pur avendo interagito poco con lui, ho un giudizio ottimo, una stima personale ottima, e mi dispiace che non sia stata data a lui la possibilità di fare un secondo mandato, perché credo che in 5 anni difficilmente l'azione di un'amministrazione comunale possa portare a risultati. Io credo che i cittadini dovrebbero dare almeno 2 mandati a ogni sindaco per poter vedere i frutti di quella programmazione che si mette in campo, se si mette in campo una programmazione, altrimenti è giusto cambiare. Nella notte i carabinieri di Larino hanno tratto in arresto un extracomunitario ricercato poiché destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Roma. La vicenda si è svolta a San Martino in Pensilis, dove l'uomo è stato sorpreso dal proprietario di un'auto mentre asportava alcuni oggetti dall'interno della stessa. Il responsabile senza permesso di soggiorno è risultato anche destinatario di un provvedimento di espulsione e ora dovrà scontare 9 mesi di carcere. La polizia ha denunciato a Campobasso un 29enne romeno, già noto alle forze dell'ordine per il reato di furto ed utilizzo fraudolento di carte di credito. Da accertamenti è emerso che il giovane si era introdotto in un istituto del capoluogo e aveva sottratto un portafogli ad un dipendente contenente 200 euro e varie carte, tra cui una di credito. All'utilizzo di quest'ultima gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile e a bloccarlo. I carabinieri di Agnone hanno sottoposto a controllo un cantiere edile del posto. All'esito delle attività sono emerse inosservanze, tra cui l'assenza del piano operativo di sicurezza da parte della ditta e gli operai non erano tra l'altro stati sottoposti a visita medica e ad alcun tipo di formazione. Per tali ragioni il cantiere è stato sequestrato, mentre il responsabile dovrà pagare una multa di circa 70.000 euro. Il professor Paolo Netti dell'Università di Napoli Federico II incontra gli studenti dell'Unimol per parlare del ruolo della tecnologia nella medicina moderna. Un incontro colmo di suggestioni futuristiche, quello del professor Paolo Netti all'Università degli Studi del Molise, dove incontra gli studenti per parlare loro del ruolo dell'innovazione tecnologica nella medicina moderna, un percorso di analisi e di cura che sarà centrale nell'ambito di ogni prossima struttura sanitaria. La gestione della pandemia è principalmente tecnologica. Abbiamo fatto testing rapidi e con i test rapidi abbiamo subito seleziona la popolazione malata dalla popolazione sana, e questo è ovviamente oggi, grazie anche alla pandemia, abbiamo dei test ancora più veloci, ancora più rapidi, e in più poi abbiamo anche una tecnologia che è l'RNA, una tecnologia dei vaccini, che è una nuova tecnologia ancora una volta, che è stata usata per vaccinare miliardi di persone, prima volta nella storia dell'uomo, no? Una vaccinazione di massa così grande. Quindi questo è un miracolo tecnologico, una invasione virale di questa natura in un mondo non tecnologico sarebbe stata più devastante. Avremo oltre 1 miliardo di persone curate entro il 2030 da remoto, quindi questo è un aiuto della tecnologia all'esercizio della professione. Insieme a questi sono tante altre tecnologie, se pensiamo alla precisione con cui riusciamo a mirare i farmaci oggi, è chiaramente ancora un apporto della tecnologia, come apporto della tecnologia anche la diagnosi precoce. Quindi, come vedete, al di là del discovery, che è importantissimo, un'azione importantissima per comprendere meglio la genesi delle patologie, anche il modo in cui curiamo può migliorare la salute delle persone. Quindi la cura tecnologica è una somministrazione più intelligente della cura medica. Un incontro fortemente voluto dal rettore dell'Università degli Studi del Molise, il professor Luca Brunese, e dai suoi collaboratori, per puntualizzare sempre di più il viaggio formativo degli studenti in modo da accompagnare l'evoluzione scientifica e tecnologica della medicina contemporanea e futura. Oggi è una bella giornata per noi, per me in particolare, perché io da radiologo sono delle discipline dell'area medica, quella più vicina ai temi che trattiamo oggi, quindi oggi avrò l'ebbrezza di tornare dall'altra parte della barricata, lo farò molto volentieri.
In realtà l'incontro di oggi sancisce anche i rapporti di ricerca che abbiamo con l'Università Federico II, con il professor Netti, che è una delle figure di maggior spicco nell'ambito del panorama di questa disciplina. Però io vedo anche un significato diverso. Quando 4 anni fa abbiamo fatto la scelta di puntare su questo settore, che oggi è visto da tutti in Italia, e non solo in Italia, come settore strategico, pensavamo che la strada era quella giusta, i numeri di questi anni ce lo hanno confermato, da quest'anno apriamo anche il corso di laurea magistrale, era una richiesta che veniva dagli studenti, ci è sembrato giusto creare questa ulteriore opportunità. È un campo di grande sviluppo, è probabilmente oggi in Italia la laurea che ha il più alto tasso di occupazione a un anno dal diploma. E ci è sembrato giusto offrire questa opportunità ai ragazzi di questo territorio, per i quali naturalmente noi abbiamo sempre il massimo dell'attenzione. Un paese di paesi, luoghi e voci dell'Italia interna è l'ultima fatica letteraria del docente universitario Rossano Pazzagli. Il libro sarà presentato domani alle ore 18 al cinema Alphaville in via Muricchio a Campobasso nell'ambito delle attività organizzate da Casa del Popolo. Interverranno l'autore del volume Mirko Di Sandro, membro del Centro Indipendente Studi Alta Valle Volturno. Presentato questa mattina lo spettacolo dall'Opera Studio Molise Il Rigoletto, che si terrà domani e dopodomani alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso. Sarà Il Rigoletto di Giuseppe Verdi, l'opera lirica rappresentata alle 21 di domani e dopodomani al Teatro Savoia di Campobasso. L'iniziativa è stata organizzata dall'Opera Studio Molise, che già nel passato ha avuto modo di occuparsi di particolari allestimenti di famosi melodrammi. Siamo arrivati alla quinta edizione dell'Opera Studio e quest'anno abbiamo deciso di fare un titolo veramente molto, molto difficile, che è Il Rigoletto di Giuseppe Verdi. E sono molto molto contento quest'anno perché siamo riusciti a creare un progetto davvero molto interessante. Il livello professionale si sta alzando sempre di più e siamo riusciti a organizzare un'orchestra, siamo riusciti a organizzare un coro tramite l'Associazione dei Cori Molisani, è diretta dal maestro Continillo. Le orchestre sono dei giovani locali che praticamente verranno diretti da due ottimi maestri, quindi Stefano Teani e Alessandro Alonzi. E poi abbiamo avuto in questa opera studio che noi abbiamo fatto, abbiamo dei cantanti che sono venuti da tutte le parti del mondo, quindi dall'Australia, dall'Irlanda, dalla Germania, dall'Italia, insomma. E questo ci dà onore. Avremo un ospite che sarebbe Marzio Giossi, un baritono che ha cantato tanti anni in Italia e farà proprio una delle due serate il ruolo di Rigoletto. Io canterò anche una seconda in tutte le cose che nell'organizzazione, però abbiamo una cosa importante che abbiamo fatto quest'anno con il regista Lorenzo Giossi, abbiamo attuato la formula che lui ha creato di ecoteatro, quindi utilizzeremo dei materiali di scarto per creare le scenografie che stanno costruendo adesso, quindi il regista insieme anche a Sieglind Buchmeier, che è un artista, quindi insieme stanno creando delle cose davvero bellissime che vedrete in teatro il 7 e l'8 al Savoia. È stato possibile realizzare l'opera attraverso i finanziamenti del bando Molise e Cultura, voluto dall'assessore regionale Vincenzo Cotugno. Io credo che sia stata una stagione straordinaria quest'anno, all'insegna proprio della musica, e musica da palati fini, una musica straordinaria che ha arricchito il cartellone turistico-culturale della nostra regione. Abbiamo valorizzato talenti molisani, abbiamo valorizzato le tante bellezze della nostra regione, i nostri centri storici, i nostri borghi, per cui stiamo tirando le somme di una estate, di una stagione straordinaria come numeri e soprattutto come qualità dell'offerta turistica e culturale. Stiamo lavorando già per il cartellone natalizio di quest'anno, ma soprattutto sulla programmazione 2022, augurandoci che sia la stagione della rinascita del post-Covid, a livello non solo turistico ma culturale, di una regione che è stata finalmente
scoperta da tutti grazie alla promozione che ha fatto il governo regionale. In onda in serata e in replica domani alle 15.30 sulla nostra emittente il programma condotto da Michele D'Alessio, Ieri, Oggi e Domani. In puntata un salto nel 2011 con le interviste ai sindaci di Pizzone e Montenero Valcocchiara. In ultimo una lunga chiacchierata con l'imprenditore Dario Di Dante. Nell'aula magna del liceo scientifico Romita di Campobasso, venerdì 8 alle 16.30, si terrà il convegno dedicato alla tutela sanitaria dello sportivo, organizzato dal Comitato regionale dell'Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al merito sportivo di CONI e CIP, con il patrocinio dell'Ussi Molise e del partner nazionale la Molisana. Si conclude sabato 9 con la giornata di pulizia del parco della Via Matris di Campobasso, la seconda edizione dell'iniziativa Puliamo il tuo parco, la campagna di sensibilizzazione alla cura del verde lanciata da Legambiente è giunta alla sua seconda edizione. Alla giornata di pulizia parteciperanno anche i bambini della scuola elementare dell'Istituto Comprensivo d'Ovidio, scuola che riceverà in premio un percorso didattico su tematiche tenuto dagli esperti di Legambiente. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo parzialmente coperto sul Molise con piogge sparse nella parte più appenninica della regione, schiarite con il trascorrere della giornata. Le temperature sono comprese tra i 13 gradi la minima a Campobasso e 25 la massima a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, poco mosso il medio Adriatico. Domani è previsto cielo velato all'interno e soleggiato sul litorale. Valori atmosferici in flessione, correnti deboli variabili. Con la sfida tra Catanzaro e Fidelis Andria si è conclusa la settima giornata del campionato di calcio di Serie C Girone C. Andiamo a vedere tutti i risultati e la classifica. Vibonese Potenza 1-1, Bari Monopoli 1-0, Campobasso Paganese 2-0, Foggia Messina 3-1, Monterosi Avellino 2-1, Turris Latina 3-1, Virtus Francavilla Taranto 0-0, Picerno Catania 0-1, Juve Stabia Palermo 0-0 e infine Catanzaro Fidelis Andria 3-1. Per una classifica che vede in testa il Bari 17 punti, Turris Monopoli e Virtus Francavilla 13, Foggia e Taranto 12 punti, Juve Stabia, Paganese e Catanzaro a quota 11. Palermo 10, Avellino, Campobasso e Picerno 8 punti, Catania e Monterosi a 7. Fidelis Andria, Latina e Messina 5, chiudono il Potenza 4, la Vibonese a 3 punti. Calcio di promozione regionale, il Trivento vince la prima partita casalinga approfittando anche delle defezioni nell'organico della Turris di Santa Croce di Maiano. Mister, una partita molto dispendiosa dal punto di vista atletico, però avete buttato il cuore oltre l'ostacolo, un successo che è arrivato solo nei minuti di recupero, il primo casalingo, una partita molto sudata. Avevo chiesto una prova d'orgoglio, diciamo così, alla squadra e quindi la squadra e i ragazzi mi hanno dato una grande risposta e di questo è la cosa che mi fa più piacere. Abbiamo dimostrato di essere una squadra, un gruppo, nonostante il momento di difficoltà, sicuramente dovuto ad infortuni e a situazioni varie, però la squadra oggi ha dimostrato che vogliamo andare avanti con questo gruppo, vogliamo andare avanti in questo campionato e ripartiamo da questa buona prestazione. Cosa ha avuto in più la sua squadra questo pomeriggio rispetto agli avversari? Mi verrebbe da dire sicuramente la fame, come dicevo prima, la fame e la voglia di vittoria, cosa che ci è mancata nelle ultime uscite sicuramente. Poi devo riconoscere che a livello sul piano del gioco abbiamo fatto secondo me un discreto gioco di palla a terra, quindi a livello di possesso palla abbiamo fatto molto bene,
Di conseguenza abbiamo creato qualche occasione da gol, potevamo crearne molto di più, abbiamo sbagliato poi l'ultima scelta negli ultimi 20-30 metri di passaggio, e altrimenti avremmo avuto più occasioni da gol. Però tutto sommato abbiamo fatto una partita bella tosta, ce la siamo rischiata anche uomo contro uomo con i loro tre attaccanti davanti, che sono sicuramente di categoria superiore, e quindi abbiamo fatto bene la partita di uno contro uno e di raddoppio sui loro giocatori più importanti, diciamo così. Fagnani più al centro della manovra, più nel settore nevralgico, sicuramente migliorato, salito anche di tono fisico. Ma sicuramente, Fagnani, siamo alla quarta partita di campionato e Fagnani purtroppo non ha potuto fare la preparazione con noi, quindi sta prendendo piano piano condizione giocando. È un giocatore importante, fondamentale per la nostra squadra, come lo sono tanti altri giocatori sicuramente nel suo ruolo. La nostra forza è questa qua, abbiamo un potenziale secondo me importante per il mio modo di vedere il calcio lì davanti, e dobbiamo stare tutti sul pezzo. Se tutti quanti ci mettiamo a disposizione, anche chi entra 10 minuti, un quarto d'ora o 20 minuti e fa il suo, sarà la nostra arma in più. Dietro al momento siamo molto rimaneggiati, però comunque chi sta giocando si sta sacrificando alla grande. In questo primo scorcio di campionato, qual è la squadra che più l'ha impressionata fino ad adesso? Ma sicuramente abbiamo avuto questo, tolto alla prima con l'Agnone, abbiamo avuto questo trittico di partite con le tre squadre che sicuramente punteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Tra Campomarino, Turris e Gioiese sono sicuramente tre ottime squadre, e credo che la Gioiese abbia forse qualcosina in più. L'Atletico San Pietro in Valle, la sorpresa di questa parte iniziale del torneo di promozione, rosso-blu in testa al raggruppamento con 12 punti, a braccetto con Campomarino, Petacciato e Virtus Gioiese. Mister, successo, primato in classifica, consolidato, porta inviolata, ma non è stato tutto così facile, così semplice? No, non è stato assolutamente facile, perché la prima parte di gara penso che abbiamo giocato male, ma soprattutto merito della squadra avversaria, perché è una squadra che temevamo, la conosciamo bene, visto che l'abbiamo affrontato qualche giorno fa in Coppa Italia. Però poi nel secondo tempo, diciamo, ci siamo un attimino riorganizzati, abbiamo giocato meglio e poi è stato, diciamo, facile dopo che abbiamo sbloccato la gara. Ma fino a quel momento è stata una partita difficile, soprattutto per merito loro, dei ragazzi avversari. Da parte vostra, soprattutto nei minuti iniziali, forse la squadra è entrata in campo troppo molle. Ma anche quello, quindi poi rispetto alle altre tre gare di campionato abbiamo giocato con quattro elementi in meno, quindi per via degli infortuni, e quindi diciamo abbiamo giocato in maniera completamente diversa, non avevamo le giuste misure, la giusta organizzazione in campo. Poi alla fine, ecco, ripeto, tutto è stato facile dopo il primo gol, ma fino a quel momento è stata una partita difficile. Però noi siamo contenti di questi tre punti, non guardiamo in alto perché credo che le prime posizioni non ci competono. Ecco, noi facciamo il nostro campionato sperando di fare un campionato, diciamo, medio-alto, per poterci togliere qualche soddisfazione con i giovani. Negli spazi gli attaccanti vostri, Fraraccio e i fratelli Berardi, comunque sono andati a nozze. Eh sì, loro negli spazi vanno a nozze, sono bravi, sono rapidi, sono tecnici, sono bravi nell'uno contro uno. Ecco, guarda caso è proprio in quel momento che Thomas ha vinto un dribbling in mezzo al campo, ha fatto un gol decisamente bello. Poi anche Manuel ha fatto una sponda di testa su Christian, e infine siamo contenti che ha segnato il ragazzetto 2004, che è la soddisfazione della giornata. I punti comunque danno maggiore, sempre più autostima alla squadra. Sì, danno maggiore autostima, dispiace soltanto degli infortuni. Oggi anche Daniele dopo qualche minuto ha abbandonato il terreno di gioco per l'ennesimo infortunio, ecco. Ma è stato bravo anche il ragazzetto De Vincenzo a sostituirlo, Ivan è entrato bene in campo, di Fed anche, siamo contenti. Ecco, in questo momento sembra che va tutto bene e bisogna essere contenti, poi arriveranno momenti meno belli e dobbiamo lottare lo stesso e essere in maniera tranquilla.
Per la stagione 2021-2022 la Sciaminade di Calcio a 5 ha scelto di aderire al progetto promosso dal settore giovanile scolastico della FIGC, torneo Under 13 Futsal Elite, 37 squadre ai nastri di partenza, tra cui il team molisano inserito nel gruppo 9 insieme a Real San Giuseppe, Mediterranea e Chieti. Per i rossoblù è in programma un quadrangolare che si svolgerà a Roma in un'unica data e accederà al prossimo turno solo una formazione. A guidare quella dei rossoblù Siro D'Alessandro e Massimiliano Marsella. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci.